L'apertura inizialmente il 25 maggio perché si era generalizzato su quanto concerne l'apertura dei centri sportivi e ti dirò che ho visto molto entusiasmo. Poi ho dovuto fare retromarcia, quindi ho pubblicamente detto che non ci sarà più apertura. Andiamo. Per venerdì 5, allora, dovremmo essere aperti, almeno hanno annunciato l'apertura per mercoledì 3. Perfetto, facciamo così. Io te la blocco la prenotazione, però sentiamoci sempre qualche giorno prima dove io ti darò ulteriore conferma. Era già previsto, perché comunque sono 10 anni di apertura, avevamo deciso di ristrutturare un po' e quindi abbiamo pensato di piastrellare metà muro perché era sempre la problematica dei borsoni. E abbiamo voluto ricordare con questi quadri tutti i tornei storici che ci sono stati. Questa è la zona bagno antibagno e lo stesso abbiamo deciso di piastrellarla. E tu hai goduto di una serie di aiuti da parte del governo? No, è una battuta. No, io ho percepito solo le 600 euro. Quindi, che sono quante che prenotazioni? Sono, che sono niente. Sì, diciamo, non c'è stato un vero aiuto. Io sono partita IVA, codice attività 931130, che è appunto gestione impianti sportivi polivalente. E quindi hai preso anche inizialmente, quando hai fatto l'investimento, di decine di migliaia di euro, dei soldi, no? Io ho fatto il mutuo bancario. E quindi ho pagato solo 67.000 euro solo di interessi, quindi non ho avuto fondo perduto. A differenza di quanto succede invece per le associazioni. Diciamo, le associazioni solitamente possono, diciamo, accedere al credito sportivo, che solitamente dà un buon tasso di interesse, ma molte volte hanno proprio dei fondi perduti. Ai quali tu non hai mai potuto accedere? No. Chanel, anche lei non vede l'ora. Ti sei equipaggiato di tutto punto, anche con un sistema idrico per l'estate. Allora, praticamente da qui a livello elettrico lo azioniamo e da qui praticamente parte il getto, parte l'acqua, no? Che praticamente sono 6 soffioni in tutto, quindi 3 per l'altro, che riescono naturalmente a irrorare tutto il campo. Del piede rimane fresco, però abbassa la temperatura del campo, non hai l'appoggio secco nell'erba, quindi è più fluido. Penso che è veramente anche importante. Questo è un investimento che hai fatto con i soldi tuoi. Certo, come sempre. Come sempre. Abbiamo cambiato il manto da 2 anni, quindi praticamente è quasi nuovo. Il 5 marzo abbiamo fatto il nuovo impianto a LED. Quindi poco prima del lockdown tu avevi già fatto i primi lavori. Sì, avevo diciamo già iniziato questo processo di ristrutturazione. Un grande investimento, seppure piccolo nelle dimensioni, è rappresentato dal defibrillatore che tu hai da un po' di tempo. Sì, a parte l'obbligo, diciamo, dettato dalla legge stessa, però penso che sia un obbligo morale. Perché non è mai successo niente, per fortuna, però se dovesse succedere siamo pronti a intervenire e magari anche a salvare una vita. Ti saresti aspettato qualche aiuto in più anche rispetto agli investimenti fatti, al fatto che sei rimasto chiuso per tutto questo tempo? Partiamo dal presupposto che non ho condiviso il fatto che abbiano dato le 600 euro a tutti. Perché comunque ci sono attività aperte, tante attività addirittura stanno lavorando di più del solito e hanno preso comunque hanno percepito la 600 euro, invece noi completamente chiusi lo stesso 600 euro. E dovrebbe essere anche un po' in proporzione. Io mi auguro, la cosa importante è quella che cancellino le tasse fisse, perché il problema nostro è che comunque noi abbiamo un'impegnativa di 25 kW di Enel, quindi un'impegnativa importante dell'acqua, del gas, quindi comunque queste spese arrivano, anche se... Tu sei stato fermo. Siamo stati fermi, comunque c'è la tassa fissa da pagare e quella bisogna pagarla. Mi auguro che il comune cancelli l'immondizia, almeno tutti i mesi che siamo stati chiusi, perché alla fine non l'abbiamo prodotta, quindi così come tutte le attività, non solo io, ma quelli che sono stati chiusi. Quelli che sono stati chiusi, sì.